ti ha dato neanche da mangiare, vero? Forza, coraggio, fa quello che ti ho detto. Io intanto terrò occupate quelle super pigiapesti. Venite a prendermi, pigiamas! Che succede al quartier generale? L'ho trasformato in un lunamagnete gigante. Le porte sono magnetizzate e chiuse. Presto, grazie a quell'uccello, attirerà ogni oggetto che è in città e tutto sarà mio! Cosa? La mia chip ha fatto questo. Non è possibile. Invece è possibile, gallina. Sei una pessima padrona, così Chippy ha messo i miei cristalli di luna nel quartier generale. Ma ora ho avuto quello che volevo. Puoi riprendertela. Perché la mia Chippy si sarà messa contro di me? Forse perché non ti sei occupata di lei come avresti dovuto. È tutta colpa mia. Se l'avessi addestrata, nutrita e curata, non sarebbe successo niente. Chippy, se puoi sentirmi, mi dispiace. Un animale non è un giocattolo. Avrei dovuto prendermi cura di te. Ma voglio rimediare! È arrivato il momento dell'eroe! E ho intenzione di fare... Ehi, guarda! Chippy! Chippy, prometto di non deluderti mai più. Ti preparerò il nido, ti farò mangiare e giocare tutti i giorni. Saremo grandi amiche. Ehi, cos'è questo rumore? Che cosa succede? Il potere lunare di Lunetta è entrato in azione! Il quartier generale attira gli oggetti metallici! Oh! Sì! Ora lo porto giù, lentamente. Bravissimo! Sapevo che ce l'avresti fatta! Visto, dovevi solo provarci! Sì! Falene! Liberatemi subito, Super Pigiapesti! È finita, Lunetta! Sì! Abbiamo noi il Lunabord. Non puoi rubare i regali dai comignoli. Oh, non è giusto! Io non festeggio mai il Natale! Sono sempre tutta sola. Cosa? Vuoi dire che domani non avrai compagnia? Ma è così triste. Ehi, perché non passi con noi il resto della vigilia? Con voi? Sì, dobbiamo restituire decorazioni e regali. Puoi darci una mano. E poi passeremo il Natale insieme. Che ne dici? Ok. Ci sto. Allora salta su, salveremo il Natale! Sì! Sì! Adesso l'ultimo! Eccellente! E stai diventando bravissimo su quel Lunabord, Geco! Grazie! Adesso che lo so usare, lo adoro! Lunetta, sei stata di grande aiuto! È il momento di restituirtelo! Ok, immagino che adesso ve ne andrete. Perciò questo Natale è già concluso per me. Tranquilla, non è ora di andare. C'è un'altra cosa da risolvere. Andrà tutto bene, Gufetta. Sei con noi ora! Gatto Boy, Geco! Vi chiedo scusa, volevo solo dimostrare quanto sono brava a giocare a calcio. Ma questo lo sappiamo già, Gufetta! E saresti stata ancora più brava se avessi passato. È vero, è un gioco di squadra e noi siamo una squadra. È il momento degli eroi! Ah! Dobbiamo far uscire Gufetta da questa palla lunare. Perché non la facciamo esplodere? Con qualcosa di molto grande e appuntito. Che ne dite del pennone che è davanti al museo? Geco, fa rotolare la palla! Gatto Boy, tu va davanti e guidalo! Dove sono le super pigiapesti? Sempre dritto, un po' a sinistra, attento al... Lampione! Ha!
Torna qui! No! Ehi, perché ci siamo fermati? È per il Luna Magnete! È troppo potente! Ci sono! Dobbiamo fare il gioco di squadra! Gecko, usa i tuoi super muscoli! Gattuboy, la tua super velocità! E io il vento delle ali di Gufetta! Sì, ottimo lavoro, Pigia Masks! Aggeggio inutile! Ora facciamo esplodere questa palla! Muscoli da Super Gecko! Facciamola rotolare il più veloce possibile, ragazzi! Sì! Che state facendo? No! 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 Sì! Oh, il robot brutto e cattivo ha fermato la corsa del povero amicetto! Lega questi due! Tranquilli, la mia rovesciata vi salverà! Ma quella non è una vera mossa da supereroi! È solo un fumetto! La bella saetta è il calcio distruttore! Oh! Che velocità, Gufetta! Ora finirai nel cassonetto dei rifiuti, robot! No! Lasciami andare! Oh! Oh no, quell'inutile rovesciata! Gufetta, va tutto bene? Sì, ma mi dispiace. Perché volevo diventare come la bella saetta? Io sono Gufetta. Romeo ruberà i libri più preziosi della città. Li ho già presi! E presto saranno pieni di mie fotografie! Veloci, seguiamolo. Prendiamo la gattomobile. D'accordo, ma questa volta userò i miei poteri da Gufetta. È il momento dell'eroe! Perché ha ancora il libro della bella saetta? Vista, Gufetta! Allora, mi ha detto un uccellino che tu sei... laggiù! Gattomobile, sparisci! Tempismo perfetto! Ecco, andate dietro a quei due alberi e tendete la corda! E che sia molto bassa! Per fermare Romeo, prima dobbiamo riuscire a fermare il suo robot! E adesso, Gufetta? Adesso la fantastica Gufetta userà i suoi fantastici superpoteri. Prima, le ali da Super Gufetta. Poi, la vista Gufetta. Yuhu! Romeo, guarda! Non hai ancora rubato il mio libro preferito! Come? Prendilo, robot! Devi metterci più impegno, robot! Si tratta solo di muoversi insieme! È il momento dell'eroe! Questo balletto è carino, ma era molto più divertente insieme al mini gatto boy. Ehi, forse devo rimpicciolire anche voi, mini ninja. Fermati! Non sai neanche quali pulsanti toccare! E tu non sai manovrare il puntatore! Sì che so farlo! Non credo! Sì, invece! Ehi, la festa è finita! Metti giù il puntatore, furfante! Rimpicciolisci la pennuta scervellata! E prendete la lucertola, mini ninja! Aiuto! Ora vi rimpicciolisco, Pigia Max! Vista, Gufetta! Ma che combini? Qualcosa mi fa il solletico! Sì, yuhu! Sono di nuovo grande! No! Lascialo! Muscoli da Super Gecko! Sì! Mini ninja, prendete il restringitore! Gufetta, il pannello dei comandi! Ehi! Gat,
fatto, Boy? È difficile far volare quell'affare. Non importa, devo trovare Gufetta e sistemare le cose. Oh! Volevo raggiungerti con lo pterodattilo e chiederti di essermi ancora amica. Ma Romeo ha di nuovo il telecomando. Certo che siamo ancora amici. Oh, è tutta colpa mia. Avrei dovuto perdonarti subito. Oh, che noia, che sdolcinati! Ah, gatto vai! Oh. Fermi le ali congelate e non sfarfallanti! Due ghiaccioli sulla strada. Due ghiaccioli, ora sì che fa freddo! Oh! Jaco, io ho un piano! Aspetta, io ho un piano migliore! Serpenti sibilanti! Avrei dovuto insistere di più con il mio piano e usare subito i miei superpoteri! È il momento dell'eroe! Super presa rettile! Ora tocca al mio piano. Voi mi aiuterete rompendo più ghiaccio possibile e rovinando la scivolata di Romeo. Siete pronti per una partita flipper? Eh? Ehi, potrebbe essere un piano vincente. Forza, rompiamo un po' di ghiaccio. I ghiaccioli stanno rovinando la mia bellissima pista ghiacciata. Adesso io farò vedere a Romeo come ci si muove sul ghiaccio. Super presa rettile! Ciao, Romeo! Con la mia super presa rettile sono più stabile di te sul ghiaccio. Sciocchezze! Il mio laboga è opera di un vero genio! Cioè io, e quindi non è possibile che tre imbranati con il pigiamino riescano a superarlo! Lo vedremo! Forza, Jaco! Non mi prendi! Muscoli da Super Jaco! Ho battuto Romeo! Evviva! No, no, no! Ha! Ora posso riprendere a riempire la cisterna con altre nuvole! Potere lunare! Crea più nuvole! E mettile nella cisterna! Gatto Boy! Aiutaci! Devo riuscirci! Non sopporto l'acqua, ma sopporto ancor meno deludere i miei amici! È il momento dell'eroe! Super gatto velocità! Sto arrivando, Pigiama! Correndo più veloce della luce, il fantastico gatto Boy crea un vortice sotto le nuvole, costringendole a seguirlo! Come? Ehi! Che stai facendo? Se devo bagnarmi io, Lunetta, tocca anche a te! Ah! Sono zuppa! Fermo! Fermo! Ora devo solo invertire il funzionamento.
funziona! Wow! Jacko, aiutami! Tiriamo fuori le nuvole dalla cisterna! Bene, gatto boy! Muscoli da Super Jacko! Ecco fatto! Le nuvole sono sparite! E abbiamo salvato il sole! Ridammi questo! No! Fiori? Ma non li ho portati! Non c'è problema! Super gatto a velocità! Non puntate il dito contro di me! Voi dovreste fare quello che dico io! Adesso prendeteli! Ok, Super Pigiamini, convinciamo le farfalle in modo gentile! Ciao, farfalline! Volete volare con me? Coraggio, venite! Guardate quanti bei colori, farfalle! Andiamo, ve li mostro tutti! Cosa? Questo vi piace? La gentilezza? Sì, esatto, Lunetta! E voglio provarci anche io! Mi dispiace tanto per poco fa, credetemi! E vi ho portato questo bel mazzolino di fiori! Ecco! Vi prego, seguiteci! Sì, brava! Bravissime farfalline, grazie! Cosa? Il mio luna magnete si è inceppato! No! Ferme! Farfalle! Non andate con loro! Falene! Dove siete? Falene! Che cosa state aspettando? Prendeteli! Insomma, vi ho dato un ordine! Stupidi insetti buoni a nulla! Volete venire anche voi? Ci fa tanto, tanto piacere. Sì, e vi prometto di essere educato. No, 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 no! Non ho più aiutanti, sono sola! Così non vale! In fondo, però, un po' mi dispiace per Lunetta. Quando senti il profumo di una cosa da mangiare, lui lo segue. Biscotti! Super gatto a velocità! Biscotti, sì! Preso! Ora sei la mia marionetta! No! È mio! Davanti al mio super gatto pazzo! Ehi! Ehi, così non vale! Nanna, nanna!
È ora che il gatto si faccia valere. Super gatto a velocità! Muscoli da super getto! Ehi, neanche questo vale! Super gatto, balzo! Ecco, così si vince! I miei superpoteri si sono dimostrati migliori! Niente affatto, i miei superpoteri erano più spettacolari, vinco io! Direi che i miei superpoteri sono i migliori! E vinco io, di nuovo! Nessuno è paragonabile a me! Sono Guffetta la vincente! Eh? Geco? Gatto Boy! Gatto Boy! Oh no! Lunetta li ha catturati! Oh, se solo non avessi cercato di batterli, saremmo ancora tutti insieme! Ehi! È il momento dell'eroe! La squadra A vince, Super Pigia Festi! Guardate con quale velocità consegnano i miei giochi! Ehi, Lunetta! Le falene sono in gamba, ma scommetto che non ce la faranno a portarti il giocattolo più grande di tutti, quel gigantesco T-Rex! Come? È facile, basta che le faccia andare tutte insieme e me lo porteranno! Eh? Per tutti i rettili, che cosa... Geco! Ha! Il Geco ha assaporato il mio campo di forza paralizzante. Nessuno entra nel mio covo lunare. E nessuno riuscirà a prendere la mia scultura lunare. Perché è mia! 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 Non sarà tua ancora per molto. Lunetta! Hai vinto tu! La scultura è tua! Ce ne andiamo! Sapevo che avresti ritrovato la ragione alla fine. Che ne sarà di Geco? Lo libereremo e ci riprenderemo la scultura. Tu scendi dalla scala antincendio e poi sali dalle scale interne per uscire da quella porta, hai capito? Se pensi che funzionerà... Guardate che... Avanti, Gatto Boy! Adesso! Finita, Lunetta! Gatto Boy! Credo che porterò sia il piccolo Geco che il gattaccio nel mio covo lunare. Saranno delle statue perfette. E adesso dimmi, Guffetta senza amici, vuoi diventare anche tu parte dell'arredamento del covo lunare? È il momento dell'eroe, credo. Va bene, ti regalo la mia scultura. Il mio gufo, la luna regalo è tua, ma lascia andare Geco e Gatto Boy. Davvero stai dicendo che è mia? E sarà mia per sempre? Sì, sarà tua per sempre. Adesso lascerai andare i miei amici. No. No, ma... Beh, hai dimenticato che sono malvagia? E adesso io completerò la mia collezione di super pigiamini! Guffetta! Vento da super Guffetta! Pare i super mini ninja sanno usare la forza molto meglio di te. Tranquillo, Geco, ci pensiamo noi. No, ci devo pensare io. Cerchi qualcuno molto forte contro cui esercitarti? Beh, eccomi qua. Oh, per favore. Posso batterti con un solo dito. Questo qua. Super mini ninja, prendetelo. Arriviamo! Ma guarda un po', abbiamo trovato un nuovo attrezzo ginnico! Mettemi giù! Ben fatto, Super Mini Ninja! Devo ammettere che siete sempre più forti! Presto sarete in grado di battere chiunque al mondo, tranne me ovviamente! Geco! Come stai? Tutto bene? No, ho combinato un pasticcio soltanto perché volevo dimostrarvi quanto sono forte. Ma noi già lo sappiamo. Ormai è impossibile recuperare quell'attrezzatura. Avrei dovuto farmi aiutare da voi. Ora i super mini ninja sono così forti che nessuno potrà fermarli. Specialmente quando sono insieme. Ma certo! I mini ninja sono molto più forti quando sono uniti. Sarà così anche per noi. È il momento degli eroi! E di seguire il mio piano!
Ho cercato come ha detto Geco e ho trovato solo una vecchia corda per saltare. E tu? Una bicicletta rotta, non c'era altro. Io ho trovato un pallone sgonfio, andiamo! Quel ninja bus sembra proprio super potente. E se davvero fossi troppo piccolo? Ti salviamo noi, Geco! Non preoccuparti, Geco, sono qui! Dalle appiccicose, sono bloccato, aiuto! Geco, ci serve il tuo aiuto! Serpenti sibilanti, vi serve il mio aiuto? Così si comporta un amico! Gli amici si aiutano a vicenda, e voi volevate fare questo per me? Sì! Allora è quello che io farò per voi! È il momento dell'eroe! Aggancia e lancia! Sì! Muscoli da Super Geco! Che cosa fai, ladro lucertola? Se non posso avere il mio ninja bus, allora prenderò la vettura di un super pigiamino e la dipingerò di nero ninja e blu ninja. Gatto Boy, Gufetta, aiutatemi! Sto arrivando, Geco! Na 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 na! Finalmente sono libera! Ehi, ninja della notte! Tre super pigiamini coalizzati sono più forti dei tuoi mini ninja! Super pigiamini, via! Super gatto velocità! Cosa? Mi stai aiutando? Grazie, piccolo mini ninja! Avrei dovuto aiutarti quando tu me lo chiedevi! Bisogna sempre aiutare chi si trova nei guai. Scusami. È il momento dell'eroe! Ora, se volete essere liberati, ditemi come entrare nel vostro quartier generale. Cosa? Mai! Oh, ma come? Ti sei liberato? Proprio così, ninja della notte. Non avrai mai il controllo della nostra base, perché Gatto Boy ti fermerà. Oh, sei stato tu a liberare questo sciocco micetto, non è vero? Aia! Ia! Aia! Super gatto pazzo! Preso! Oh, sciocchi mini ninja! Fermerò le super pigia pesti da solo! Palla appiccicosa, palla appiccicosa, palla appiccicosa! Attenti! Oh, smettila di aiutarlo, piccolo mini ninja! Aia! Super gatto a velocità! Al riparo! Oh, no, non è giusto! Voi super pigiamini rovinate sempre i miei piani! Gatto Boy, che stai facendo? Lo aiuto! Un vero eroe aiuta tutti, senza distinzioni! Oh sì, forse hai ragione tu, piccolo mini ninja! Adesso dovrei ringraziare! Andiamo, mini ninja! Allora questo è un addio!